Allora, buongiorno. Facciamo questa lezione, è la 18ª. 18ª lezione, e facciamo il tipico piatto barese, orecchiette Cime di e rape. rape. E cime di rape. Vabbè, io ho messo 100 g di olio nella padella. Tengo 3 spicchi di aglio e li faccio a pezzettini. Accendo il fornello e lo faccio rosolare. Appena rosolato, una diecina di pomodori, li metto con 2 goccioline di olio cotto. Questo si bagna pure con l'acciughe. Nell'aglio si mette un po' d'acciughe e poi si mette il pomodoro. Però a noi non piacciono con l'acciuga e metto solo 2 gocce di olio cotto e un pizzico di sale, in modo che il pomodoro si schiaccia tutto. Allora, una decina di pomodori, poi chi vuole mette anche le acciughe, Sì, ma voglio. adesso le deve mettere. Dovevo mettere primi di pomodoro, Ah. che è schiacciato, si sente l'odore, ma non si vedono gli acciughe. E noi abbiamo messo anche 2 dita di olio E io ho forte, olio messo santo, 2 gocce di olio 2 gocce. santo, perché poi sono troppo forti. L'acqua per le orecchiette sta già bollendo. E allora io metto qui un po' di sale nell'acqua. Poi metto le orecchiette, perché le rape sono di quelle belle tenere che si cuociono con niente. E faccio fare mezza cottura agli orecchietti. Mezza cottura. Mezza cottura. Perché le rape stanno 5 minuti appena. Queste sono le rape che io compro dal mercato, veramente li prendo da un contadino, che sono rape paesane, e sono belle piccole, che sono favolose, non ci sono tutte quelle foglie, eccetera. È la stessa cosa, le rape o sono più grosse, basta che vengono pulite, Lavate. lavate bene, perché c'è sempre è una verdura che viene cresciuta nella terra, ed è sempre, bisogna stare molto attenti a lavare 3-4 volte a secondo il tipo della verdura. E poi le tagliate. Poi li taglio e prima li pulisco, li taglio e li metto nell'acqua. Li faccio stare una mezz'ora secondo quello che mi è necessario e poi li sciacquo 3-4 E tagli solo le cime. volte. Le cime, le foglie, pure le foglie si Tutto. mettono, le foglie, sì. Ma nel vero orecchiette e cime di rape si mettono solo le cime o si mette tutto? No, si mette tutto. Si mette La tutto. cime di rape, compresco la foglia, senza foglia, la cime. La nonna sfoggia dei bigodini da diva di Hollywood. Gli sta si riassi. Dove devi andare? Dove devo andare? Teresa, ma c'è una visita a un'amica che non è stata bene. E adesso gli orecchietti sono oltre 10 minuti che gli ho dato prima di cottura. Adesso aggiungo le rape. Adesso si finiscono di cuocere insieme.
Io riesco, pur quando vedo che il torso della cima di rapa si schiaccia un po', che è già cotto. E con le mani lo vedi? Anche con le mani. Perché vicino alla cucina bisogna stare sempre con le mani pulite. Vedi? Quando due secondi si soffa. Rimetto il pomodoro sul fuoco. E scolo le rape con le orecchiette e li salvo in padella col pomodoro che ho fatto. Che sia buono. In padella col pomodoro. E il piatto è pronto. Da 5 minuti. Da pochi secondi. Vedi? La 18ª lezione è finita, appuntamento alla 19ª. Questo il piatto è già pronto. Il piatto? È pronto. A mangiare. A mangiare.